paese viviamo. In Italia, in Italia, in Italia. Della famiglia. Mario, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, è arrivato questo accordo tra CEI e governo per la riapertura delle chiese il 18 di maggio. Mario, te sono un po' di giorni ovviamente che fai non solo una polemica cattolica, mi è parso di capire, ma anche una polemica dal punto di vista sociale. Cioè sono, correggimi se sbaglio, sto sintetizzando quello che è scritto sui social, perché tenerle chiuse? Non ne vedevi il motivo. Adesso sì, sei contento? Sei soddisfatto? Beh, abbiamo fatto una battaglia politica, non è stato altro che questo. Una battaglia per quello che il popolo della famiglia fa da sempre, cioè difendere quelli che chiamiamo principi non negoziabili. Secondo noi esistono delle cose su cui non bisogna negoziare mai, a che fare con i diritti, tutto questo, Sì. Il diritto alla libertà religiosa è uno di questi diritti e principi non negoziabili. Il diritto alla vita evidentemente non è negoziabile. Il diritto alla tutela della propria famiglia non è negoziabile. Il diritto alla libertà educativa non è negoziabile, perché i nostri figli devono essere cresciuti da un sistema di istruzione pubblico. E, insomma, il diritto ad essere curati e non uccisi non è negoziabile, e noi su questo facciamo da sempre delle battaglie, come sai bene, e siamo anche per questo oggetto di irrisione, che ce lo prendiamo tutto, Sì. Perché poi i cristiani sono abituati a questo. Sono battaglie magari per alcuni marginali, secondarie. Ho passato 10 settimane senza poter andare a messa e a beccarmi sui social quelli che mi dicevano: c'hai l'amico immaginario, il tuo bisogno non è un reale bisogno. Ma come fai a pensare a queste cose in questo periodo? Ho passato 10 settimane a sentirmi queste litanie, che poi sono litanie, alla fine sono sempre... Ma io non sopporto come fai a pensare a questo quando c'è quest'altra una cosa, Mario, che a me non da sui... Io sono capace di pensare a 5 cose contemporaneamente, se poi qualcun altro non è in grado, io... Uno deve valutare se è un diritto o no, e devo dire che per la verità, oltre a tutte queste cose che sono state le litanie e i luoghi comuni che mi sono sentito dire in questi giorni, in queste settimane, anzi di battaglia del popolo e della famiglia sui social... Ho trovato anche molti che A, non sono per niente d'accordo con tante cose che dice il popolo della famiglia, B, tanta gente che non è religiosa, non è credente o addirittura agnostica e atea, che ha detto: questa battaglia è una battaglia giusta, perché è una battaglia di... Se te lo dico pure io, allora, adesso, non lo sapevo, e questo non lo sei vicino a votare popolo della famiglia, quindi è diverso. Ci sono quelli proprio lontani da noi, capito? No, io dicevo, io non ho fatto neanche la comunione nella mia... Però a chi dà... No, Mario, ma vedi, nella tua ottica, ma io, guarda, io ho una profonda invidia di chi crede, di chi ha questa forza. Ho un parente che non è che religioso di più, 7, non ricordo, però è una persona eccezionale ed ha una forza, io la invidio, ma perché è una fede vera, cioè di quella vera, e la invidio veramente, perché mentre in difficoltà ha questa cosa incrollabile che lo aiuta in tutto, in cose che a me non farebbero neanche dormire la notte. Quello che dicevo... E ricordati che quel parente tuo, non so chi sia, uno zio o qualcosa del genere, cugino, è una persona benemerita, perché fare 7 figli in questa società che teorizza il no kids, perché sembra ormai diventato fico non avere figli, è un piccolo eroe della contemporaneità. Che lo fa, peraltro. Guarda, Mario, poi in privato te ne parlo di questo. Te ne voglio parlare, perché mi piacerebbe parlare. Considerano come un piccolo eroe della nostra no, società. No, beh, secondo me sì. Famiglie con 7 figli se ne vedono ormai pochissimi. Un artista, uno scultore che fa palazzi in pietra, una cosa eccezionale. Vabbè. E io dicevo, vabbè, ma che fastidio danno? È un luogo di ritrovo spirituale, dove uno può passare anche un'ora, vedere qualcuno, ascoltare dei messaggi. Mi credevo, ma se si può salire sugli autobus, lo dicevo oggi, Mario, ma perché non si può entrare in chiesa? E te lo dice un super laico. Il giorno dell'apertura della fase 2, tu forse l'hai visto sui social, ho fatto dei viaggi in autobus facendo delle fotografie. E poi sono andato a messa, perché in realtà di straforo riuscivo a seguire comunque le messe. E sull'autobus eravamo in 14, in
15 metri quadri più o meno, perché la grandezza di un autobus sono circa 15-16 metri quadri. Nella mia chiesa sono 480 metri quadri, eravamo in tre. Quindi mi chiedevo veramente, ho messo insieme le due fotografie per far vedere che insomma sì, quello che ci veniva detto come elemento prudenziale. Ah, ovviamente poi sui social ci sono stati almeno 200 messaggi di chi scriveva spero che andate tutti in chiesa così vi prende il Covid e morite tutti, perché questo è stato più o meno e che un diamine, ragazzi, ma perché? Ma... Pensate se io avessi detto la stessa cosa riguardo magari a qualche categoria che viene considerata in conflitto con me, come la lobby LGBT, se avessi detto speriamo che andate tutti al mucca assassino e morite tutti insieme. Voglio vedere cosa succedeva, però a me non uno, non due, non cinque, non dieci, ma centinaia hanno scritto spero che andate tutti a messa, vi prende il Covid così morite tutti. Anzi non ti hanno fatto le battute sull'occupazione di spazio, sulla mole, quelle pure magari saranno arrivate. Là io non le conto neanche, sai che... Quelle ormai vai oltre, ormai Mario... le pubblico io ormai, quindi non è che ho fatto pure una galleria di immagini su Instagram con tutti i poster dei film che sono stati utilizzati e parafrasati per dire... che diciamo sì, io sono ciccione a stringere, insomma, per cui sono veramente molto divertenti alcuni e l'ho pubblicato. Però come dice giustamente Mario, su queste cose si può scherzare su altro. Allora ci scrive Mario Campanella, si firma nome e cognome, le critiche a questo provvedimento c'è il governo, sono fatte soprattutto da coloro che in chiesa non entrano quasi mai. E mentre Mario Dinolfi stava dicendo il contrario da un certo punto di vista, è vero che arrivano soprattutto da chi dovrebbe entrare in chiesa, perché poi è tutto da vedere e anche lì intanto l'importante è, tanto diciamo una cosa, il 18 maggio andiamo tutti a messa, quelli che vogliono e anche quelli che non credono, perché è un giorno molto particolare, sono 100 anni dalla nascita del più grande, secondo me del gigante della mia vita, perché quello che io ho attraversato nei miei 50 anni non sono mai riuscito a incrociare una personalità di questo enorme livello, che è San Giovanni Paolo II, 27 anni vescovo di Roma e colui che ha abbattuto quei regimi che erano oppressivi in giro per l'Europa con la forza della parola, della fede e della testimonianza. Sono proprio 100 anni il 18 maggio dalla sua nascita, è il centenario, e questa per noi, insomma, noi la chiamiamo coincidenza, vogliamo chiamarla coincidenza, noi abbiamo pregato molto e questo giorno ci viene regalato in questa maniera. Poi subito dopo, la prima domenica è la domenica dell'ascensione di Gesù Cristo in cielo. Quindi, ma non è il giorno prima, non è il 17 di maggio? No, l'ascensione è il 24 e il 31 è la Pentecoste. Allora l'ho letto male, l'ho letto male da altre parti. Adesso abbiamo la possibilità di celebrare in comunità, quindi con tutti i nostri fratelli, queste che per i cristiani sono feste importanti, considerando e ricordando che la comunità cattolica di questo paese, la comunità cristiana di questo paese ha fatto disciplinatamente la chiusura delle messe nel periodo pasquale, cioè noi non abbiamo fatto la Pasqua. Sì, è vero. Non è un sacrificio da poco per i cattolici. No, esatto, ripeto. Io dico, se uno non ci crede non deve per forza comprendere, però quantomeno accettare una cosa del genere, perché qui effettivamente, e attenzione, Non ce l'ho con i lavoratori, no, si fa un dramma se uno non riesce a tagliarsi i capelli. Ma voi pensate a una persona che crede, che ha bisogno di quello governo, spazio che io chiamo il governo degli scappati di casa, voleva far riaprire i centri massaggi prima delle chiese. Dai, su ragazzi, ma veramente, che problema vi dà? Il problema del distanziamento sociale. Dai. Spiegatemi come si fanno i massaggi. Io ho visto un funerale i primi giorni di Covid, Mario, ho visto un funerale qui vicino alla nostra nuova sede della radio. C'erano tre persone ed un parroco davanti alla bara che rimaneva in macchina, sulle scale davanti alla chiesa. È stato doloroso, per me è stato profondamente doloroso. Allora, stanno arrivando tanti messaggi, ti leggo questo. E Papa Francesco dorme, la chiesa sottoposta ad un governo illegittimo, anticostituzionale che tace, perché cosa ci guadagna l'8 per mille? Cioè, allora, mi sono arrivati Papa molti Francesco, messaggi, ce l'hanno con Papa Francesco, io non capisco perché. Questo è un errore gravissimo, Papa Francesco è stato il primo a avviare anche a brutto uso per certi versi da Santa Marta una sottolineatura di non doversi piegare alle disposizioni ingiuste, è stato quello che poi ha richiamato tutti, come sempre deve fare un Papa, alla prudenza e alla ragionevolezza e anche all'obbedienza, ma sempre con lo stile, lo ha detto chiaramente, non di Don Abbondio, lo ha detto proprio esplicitamente, non fa di Don Abbondio, l'ha detto anche ai sacerdoti, quando un giorno capitò
che vennero sbarrate le chiese di Roma in una sera. La mattina dopo a Santa Marta, alle 7 di mattina, fece una tirata durissima, le chiese di Roma si sono immediatamente riaperte grazie a questo intervento di Papa Francesco. Papa sì. Francesco è il Papa che ha camminato da solo andando a Via del Corso in pieno esplosione Covid per entrare in una chiesa e pregare il Cristo che salvò Roma dalla pestilenza del 1522, con un atto evidentemente simbolico fortissimo. Ora, io trovo veramente fastidioso quel tipo di pubblicistica cattolica che vuole spiegare persino anche a me che sì. non sono abbastanza cattolico se non insulto il Papa. Ma sì, questa è proprio una follia. Oh, impegnati Mario, impegnati un pochino per favore. Prenditi. È una follia. Poi io ho le mie opinioni, molto spesso sono anche in disaccordo, ma c'è una cosa importante dell'essere cattolici, che Papa Francesco è il vicario di Cristo. Io sono l'ultimo dei peccatori che siede in fondo a una chiesa. Abbiamo quella virtù meravigliosa che è l'obbedienza, che qualche volta dobbiamo utilizzare nei confronti, tra l'altro, di un personaggio anch'egli gigantesco come Papa Francesco, che è, secondo me, l'ho detto e l'ho scritto oggi sul quotidiano La Croce, l'unico leader mondiale che esce veramente rafforzato da questa vicenda del coronavirus, perché è stato un punto di riferimento planetario, non solo qui in Italia, ma planetario. Penso non ci sia nessuno che oggi può ragionevolmente guardare a Papa Francesco e dirne male, se non certi cattolici, e questa cosa mi manda veramente fuori di testa, perché è una follia. Allora ci scrive Fabio, sono i cattolici meloniani e salviniani che ce l'hanno con il Papa, perché giustamente con i migranti fa puntini di sospensioni il Papa, e scrive, scrive non Fabio. E questo non lo so, esatto Fabio, questo non lo so, è una tua... Però adesso in politica te la butto un attimo io, no, te la butto un attimo io, perché leggo dai quotidiani che su questo emendamento per la riapertura delle chiese Fratelli d'Italia e Lega hanno votato, non si sono astenuti, non hanno votato a favore. Sì, ma c'è stato un dibattito semplicemente scemo alla Camera. Il dibattito alla Camera era scemo perché non decideva la Camera, quindi era completamente senza senso, tant'è che il protocollo è stato firmato dalla Conferenza Episcopale Italiana, esatto, dalla CEI, che è quella depositaria del potere di far riaprire o no, perché questo è l'elemento, e dal Governo in un protocollo di intesa sugli elementi di sicurezza, quindi nella maniera più ragionevole possibile. Il dibattito della Camera era solo sceneggiatura a finalità politica, con tanto di voto improvvisamente di Forza Italia a favore di un emendamento della maggioranza per fare le prove tecniche di nuovo governo. Ora, visto che questo governo, ne starei parlando in queste ore, immagino, è diciamo in situazione di evidente crisi, per farmi fare un titolo, la malafede di buona fede, perché questa è diventata ormai la storia, no? Per cui io butto fuori i boss mafiosi, poi dice no, adesso li rimetto dentro, come se si potesse rimettere dentro il dentifricio nel tubetto, insomma, è uno che fa la norma nascosta nel decreto liquidità per dare 2 anni in più a Davigo, perché Davigo è il rappresentante pentastellato al Consiglio Superiore della Magistratura. Insomma, queste cosette stanno evidentemente irritando molto un governo che è in crisi. Zingaretti, con quella figura veramente barbina della storia delle mascherine, con gli 11 milioni di euro bruciati e buttati dalla Regione Lazio per una capacità. Rispondesse ad Antonino Monteleone invece di ridere e denigrare il lavoro del collega Monteleone, secondo me ad oggi uno dei giornalisti d'inchiesta più bravi in circolazione. Antonino Monteleone è bravissimo, tu sai che ho fatto una diretta Instagram con lui per sottolineare la capacità che ha avuto e anche il coraggio, perché come al solito intorno a Zingaretti ad alcuni c'è quel velo di protezione per cui non si può andare ad attaccare. Questa storia era scandalosa e tra l'altro nota da un mese che la Regione Lazio ha fatto questo acquisto improvvido pagando 11 milioni di euro di anticipo per il niente, per un appalto fatto a un'azienda che produce lampadine e che doveva dargli 35 milioni di euro di mascherine. Non sono arrivate le mascherine, gli 11 milioni di euro sono farlocchi. Leggete Fiorenza Sarzanini oggi sul giornale, le assicurazioni che ha stipulato la Regione Lazio sono farlocche. Ora qualcuno potrà fare un punto di domanda e andare da Nicola Zingaretti e chiedere sommessamente, politicamente, lei non si vergogna di aver sprecato questi denari dei cittadini della Regione Lazio per fare un'operazione così insipiente e improvvida? Si può andare da buona fede e dire non puoi mettere nel decreto liquidità
la postillina che serve a dare 2 anni in più a Piercamillo Davigo perché è il tuo rappresentante in Consiglio Superiore della Magistratura? Si può dire al ministro Bonafede che 376 boss mafiosi scarcerati dal 41 bis sono una vergogna che fa vergognare l'Italia davanti al mondo? Insomma, adesso cominciano ad essere un po' pesanti le situazioni. Sono molto pesanti. Allora Mario, in conclusione tiriamo le somme. Bene questa riapertura, insomma, dal 18 di maggio. Non è ancora... È un lunedì, è una messa feriale. Di solito a messa feriale ci vado io e altre 6 persone. Quindi a grande assembramento ci sarà grande assembramento. Non vedo gli assembramenti, ma soprattutto ricordiamo... Mario, dicono che è la voce identica ad Aldo Fabrizi. Ma bellissimo, ma io sono, quando me lo dicono, siccome anche lì è un gioco per dire... È una cosa bella. Aldo Fabrizi, è Ciccione, eccetera, eccetera. Io sono orgoglioso. No, ma magari, scusate, no. Ho fatto però, una foto però non la prendere tutto come un insulto. Ma magari, cioè, Aldo Fabrizi è grande, ma infatti, voce. Ma magari. Scusate, adesso, magari io Aldo Fabrizi. Associato ad Aldo Fabrizi. Onoratissimo. Bene. Allora, ancora messaggio a 334. Fammi ricordare però quest'ultima cosa. Vai. Il centenario di San Giovanni Paolo II, enorme, è totalmente sotto silenzio. Io ho dovuto sentirmi giornate e giornate per i 90 anni di Marco Pannella, perché lì onorano Marco Pannella, hanno le loro ragioni, ma vogliamo paragonare, qui stiamo parlando del centenario del più grande gigante della storia contemporanea e non c'è una parola da nessuna parte. Oggi Radio Cusano, insieme alla Croce Quotidiano, che invece lo fa da giorni, almeno trasmette al paese tutto cresciuto insieme a Carol Wojtyła che tra qualche giorno c'è questa evidente data storica, che è bello anche sottolineare, è la stessa data in cui gli italiani torneranno a messa. Non è un caso, probabilmente. Dai, Bruno ci dice: Bruno poi ci scrive ancora: questa, la vicenda delle messe mette in risalto l'ambigua influenza di uno Stato straniero, il Vaticano, sul governo italiano. Signori, io non ci vedo nulla. Spiego a Fabio che la Conferenza Episcopale Italiana è composta da cittadini italiani e i cittadini italiani che vanno tutte le domeniche a messa sono ancora, nonostante tutto, 7 milioni. Una minoranza, per carità, ma 7 milioni. Quindi non diciamo cavolate con gli stati stranieri. La Conferenza Episcopale Italiana è composta da cittadini italiani. Le persone che vanno a messa, cittadine italiane, sono 7 milioni ogni domenica. Trovatemi qualche altra realtà che ha questo tipo di, diciamo così, presenza territoriale e poi parlate dello Stato straniero. Grazie Mario Dinolfi, presidente del Popolo della Famiglia.